No, vengo dalla Biennale di Venezia, dove sono curatore del padiglione Armenia ed è con me l'artista del padiglione Armenia alla Biennale di Venezia, che è Miro Persolia, perché abbiamo pensato di favorire qualche artista italiano che non è presente oggi alla Biennale di Venezia. Questo perché? Perché dal mio punto di vista è sbagliato il fatto che alla Biennale di Venezia ci siano pochissimi artisti italiani, diciamo quattro. Di curatori siamo in tre. Quindi diciamo che su 300 artisti e su 150 curatori ci sono più o meno 4-5 pittori italiani e 3 curatori italiani. Io credo che questo non sia giusto, anche perché l'arte italiana è importante, è fondamentale e soprattutto i nostri artisti sono già conosciuti in tutto il mondo, ma sono anche molto bravi. E uno di questi che seguo da parecchio tempo è il nostro Paolo Polli, quale da tempo gira il mondo con le sue opere e rappresenta l'arte italiana ovunque, quindi è conosciutissimo. Potrebbe non aver bisogno della Biennale Venezia, se non che è l'evento più importante al mondo per quello che riguarda l'arte contemporanea. Nel mondo, se non sei stato alla Biennale di Venezia, ti guardano un po' come se ti mancasse qualcosa, anche se sei bravissimo, perché siamo in un contesto dove vale più il nome dell'artista che le opere, quindi la carriera, quello che ha fatto. E mi sembra doveroso da parte mia, e in questo senso ho chiesto all'artista Miro Persoglia di darmi una mano, ospitare all'interno della 57esima Biennale di Venezia, l'artista Paolo Polli, che quindi sarà presente per un mese dentro il padiglione Armenia, ospite dell'artista Miro Persoglia. Grazie.